Buongiorno ragazzi, siete pronti per una nuova avventura? Ho lo zaino bello carico, droni, cose, vedrete tutto. Oggi giornata incredibile, non vedo l'ora di iniziare. Andiamo! Buongiorno ragazzi, siamo già in cammino verso il Monte Tabor, una meta veramente molto ambita in Val di Susa. Siamo sopra a Bardonecchia. Il monte è alto circa 3100 metri, qualcosina in più, poi in cima con la mia mitica applicazione vi dirò l'altezza. Siamo partiti a quota 1760 circa e oggi fa leggermente più freddo degli altri giorni. Mi sono messo anche questo giubbottino senza maniche. Iniziamo subito a camminare un po' decisi, in quanto non abbiamo subito trovato il punto di partenza. Abbiamo girovagato un po'. Siamo partiti alle 4 di casa, siamo arrivati a Vardonecchia intorno alle 5, qualcosina prima, però poi abbiamo fatto fatica a trovare il punto di partenza. Vi ho risparmiato anche la intro con la luce del power bank sparata negli occhi. Grazie all'alba, spero di non accusare la partenza un po' ritardata. Proseguiamo perché la valle è qualcosa di strepitoso. Ora smonto tutto, super zaino con batterie Mavic eccetera, proprio leggero, così bisogna andare in montagna, ma rincamminiamoci verso la vetta. Ragazzi, quota 2100 metri, qua dietro c'è un rifugio. Guardate che bella questa chiesa all'aperto, vista montagne, qua abbiamo l'altare dove si legge spettacolare, incredibile, mai visto nulla di simile. Ragazzi, sta sorgendo il sole. Ora vi faccio vedere dove dobbiamo arrivare. Si inizia a intravedere qualcosa. Esattamente là. Quello dovrebbe essere il Monte Tabor. Mi sono fermato un attimo per farvi notare quanto è nitido il cielo. Ieri c'era un vento che portava via e oggi tutto bello calmo. Con inquinamento zero si vede lontano decine e decine di chilometri. E che paesaggio ci regala! Wow!
Beh ragazzi, cosa dire? Un po' alla partenza, quando suona la sveglia, è difficile alzarsi, ma poi quando si vedono questi paesaggi, beh, tutto viene ripagato davvero. Basta veramente prendere la macchina, spostarsi di un'ora così e si raggiungono dei posti pazzeschi senza andare oltre, non so, prendere l'aereo. E niente, questa era solo una piccola considerazione che mi è venuta in mente durante il tragitto. Comunque lo zaino che mi sono fatto pesa veramente troppo. Devo portare meno roba, meno batterie, meno droni. Guardate, guardate. Quota 2237 metri. Abbiamo appena incrociato un cartello prima del ponte e diceva ancora 3 ore circa. Speriamo di metterci un po' di meno. Ora sono le 8:28. E ora un po' di pietraia. Bisogna fare molta attenzione. Facciamo... Oh, balla pure. Mi sono fermato su quel cucuzzolo lì per fare un video dedicato all'SPV. Ho fatto un dive da lì a lì. È già uscito, ve lo linko qua sopra se ve lo siete persi, perché ne vale davvero la pena. Continuiamo, va, che stiamo perdendo un po' troppo tempo a far volare i droni. Ricordatemi una cosa, a far volare i droni non si perde mai tempo, perché si impara sempre qualcosa e si ottengono sempre riprese più emozionanti e cinematografiche. Continuiamo il viaggio, va, che l'altitudine mi sta dando alla testa. La cosa più bella da fare in montagna con il drone e l'AT-Track è metterlo di profilo e fare tutta la camminata molto epica di profilo, farsi riprendere qualcosa di eccezionale. Ora vi lascio alla ripresa. Ragazzi, sono curioso di vedere se l'app che ho dell'altimetro, comunque ve la lascio in descrizione se riesco, funziona decentemente. Allora, cartello dice 2610 metri e l'app 2606 metri. Direi veramente super approvata. Andiamo perché mi stanno lasciando indietro. Questa montagna non smette di stupirci. Guardate che scorcio che ci sta regalando il Lac Blanc proprio lì, spettacolo. Dobbiamo stringere i denti e continuare. Forza! Ragazzi, pausa panino e poi ne mangeremo un altro quando si è arrivati in vetta. È davvero un po' impegnativo. Dai, ce la faremo, ce la faremo. Devo fare il video col drone, eh. Ragazzi, ce l'abbiamo quasi fatta. Quota 3333 metri e alle mie spalle c'è la cappella. Gli ultimi metri sono i più duri perché l'altitudine si fa sentire,
si sente l'aria che è un pochino più rarefatta, per cui si va un pochino più piano. Ma forza che ce la possiamo fare. Manca veramente poco. Quanto è qua? 3336 metri. Bam! Signori, siamo arrivati in punta, o quasi. Ora vi faccio vedere la cappella, poi mangiamo e poi facciamo volare il Mavic e mentre andiamo davvero in cima al Monte Tabor. Guardate che roba, siamo a 3168 metri circa, così dice l'altimetro. E qua, oltre a questo signore che filma, c'è anche la cappella. Peccato che sia abbastanza trascurata, sta venendo giù, è un vero peccato. Speriamo che dentro sia un po' meglio. Oh miseria, guardate che stato i gradini. Ecco, siamo all'interno, ma guardate che buco che c'è, tutta crepata, sta per venire giù. E poi dicono che i francesi tengono bene le loro opere. Qua siamo in Francia e ragazzi, non è possibile, una meraviglia incassonata nelle Alpi, trascurata così, fa pensare, fa veramente pensare. E qua c'è la vera e propria cappella che ogni tanto celebrano messa, anche perché c'è la Via Crucis, tutte quelle croci che abbiamo visto nel frattempo che venivamo su, e perché c'è la Via Crucis, credo che ogni anno la facciano. Però mannaggia, lasciare proprio una cappella così. E guardate che panorama fuori, pazzesco. Ciao Greta, ce l'abbiamo fatta, di qua a tutte le Alpi. 19% di batteria, devo cambiarla e devo anche ricaricare le mie di batterie. Pieno di aerei che volano qua. Voletto effettuato, ora si ritorna giù. Ci siamo anche riposati un'oretta. Temperatura, sole, fantastico. Ragazzi, andate anche voi in montagna. Scendiamo. Ce l'abbiamo fatta. Penso che sia stata la camminata in montagna più dura di sempre, più dura della mia vita. Siamo partiti da qua alle 6 di mattina
e siamo tornati alle 18:07. 12 ore di camminata, di video, ci siamo riposati anche un po' in punta alla montagna del Tabor. È stata veramente un'esperienza unica che sicuramente tutti e tre siamo distrutti dai piedi fino alla faccia, magari se mi portavo un po' di crema era meglio, sono un'altra persona da stamattina, ma la cosa più bella è che dentro di noi sicuramente siamo molto più rilassati da tutti gli stress che questa società ormai ci impone di avere. E cosa dire altro, spero che il video vi sia piaciuto. Se siete arrivati fino qua vi invito a iscrivervi per rivedere altri episodi del genere, arriveranno anche altri contenuti su questa giornata. Mi raccomando, seguitemi anche su Instagram, dove ovviamente pubblico tutta la giornata, non dettagliata perché sennò spoilererei troppo della giornata, e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti e grazie di essere stati con noi in questa giornata fantastica. Ciao! E come tradizione Bea ha fatto gli ultimi 100 metri senza scarpe. Devo ringraziare Bea perché mi ha portato lo zaino per gli ultimi chilometri. Non ce l'avrei mai fatta. Grazie Bea. Prego. Greta, ciao a tutti. Ciao!